quando da lontano si sente l'urlo del «Butterò i giocattoli!» 8-bit corre in soccorso dei giocattoli. Ciao a tutti ragazzi, ma bentornati sul canale. Guardate che cavolo di recupero di giocattoli. Qui c'è qualcuno che ha detto: io tutta questa roba la butto. E io ho detto: non lo posso permettere. E allora sono andato e me la sono caricata. Adesso devo vedere che cosa c'è dentro. Qualcosa andrà a Emma, qualcosa me lo terrò io, perché magari è qualche giocattolo che mi piace a me. E qualche altra cosa invece magari la regaliamo ancora, insomma non andranno buttati, perché non si possono buttare i giocattoli. Allora intanto vi voglio far vedere questo, guardate che spettacolo, guardate che roba, che spettacolo. Questa è una cosa di pazienza, qui dovrò trovare qualcuno che c'ha pazienza, ma guardate, è ancora tutto chiuso, cioè è ancora tutto smontato e chiuso e sigillato, quindi c'è, questa è praticamente nuova, già questa cosa qui è fighissima. Mia moglie, guardate che spettacolo, finalmente mia moglie avrà il suo set per cucinare, guardatela, quella topona di mia moglie. Allora, poi abbiamo questo qua, non è uno spoiler, se qualcuno della famiglia sente questo video non ce lo spoiler, non ci rovini la sorpresa, ma questo andrà a mio suocero che si muovere per avere un trenino, e quindi abbiamo rimediato anche il trenino per mio suocero. Dopodiché qui c'è una scatola piena di, guardate, tutti i personaggi dei playset. Questo è di Merida, questo è di Big Hero 6, e poi ci sono quelli di Rapunzel, e poi ci sono quelli di Frozen, e poi ci sono spillette di Inside Out, e poi c'è, oh guardate che carina Rapunzel da piccola. Insomma, questa ciotola è piena di personaggi dei playset Disney, quindi tanta roba. Oddio, c'è anche un pupazzo di neve, e allora, guardate che spettacolo, quindi già qui altri tesori che poi devo andare a vedere. Vi faccio vedere un'altra cosa, guardate, questo è il topolino annuale edizione speciale del 2011, ma guardate, c'è ancora l'etichetta, guardate che spettacolo. E poi ci sono tovagliette, oh attenzione, perché questo glielo diamo a Emma, questo glielo facciamo a Emma. E il calendario dell'avvento, questo è quello con le finestrelle, e poi ci mettiamo dentro i dolcetti, lei ogni giorno va a aprire un dolcetto. Poi ci abbiamo Nemo, poi c'è una mini, questa è del 2012, questa è una mini del 2012, anche questa, guardate ragazzi, col vecchio logo del Disney Store, 2012. E poi c'è un tigro, e poi c'è un Pluto che suona, e poi vi faccio vedere, guarda, vabbè, a parte ci sono questi qui che sono bellissimi, ma non so che cosa siano, guardate che spettacolo, non so che cosa siano, ma magari a Emma gli piacciono. C'è anche il coccodrillo, guardate, che spettacolo, c'è pure la tigre, c'è di tutto, no, una giraffa, ma stasera è bellissima. Dopodiché questa dovrebbe essere la macchina di Manny Tuttofare, chi se lo ricorda? Aspettate, questa dovrebbe essere la macchina di Manny Tuttofare, no, questa mi sa che è la macchina dello zoo, poi c'è, lo zoo c'è tutto ragazzi, c'è l'ippopotamo, poi c'è il treno, no, perché alla macchina ci sono, diciamo, alla macchina ci si agganciano tutti i pezzi, diventa un trenino e ci si mettono gli animali sopra. Cioè già questo secondo me è troppo bello ragazzi. E poi c'è tutto, guardate, c'è la zebra, c'è la tigre, cioè che figata ragazzi. Poi qui invece c'è, guardate che spettacolo questo, da Nemo gigante, è bellissimo, guardate questo oro quanto è grande, ah che bello questo oro, anche questo guardate ragazzi, guardate con l'etichetta, tutti nuovi, guardate questo era uno Yor natalizio, me lo ricordo ancora, questo mi sa che suonava pure, questo cantava, suonava, infatti c'ha una batteria sola che ormai sarà ossidata, infatti la batteria se è ossidata, questa dobbiamo cambiarla perché se è ossidata la batteria. Dopodiché che cos'è questo, oddio non si può guardare, ma che cos'è, tra l'altro c'è ancora Cavallino matto, c'è ancora l'etichetta, ma che cos'è questo? Ma per favore. Poi bellissima, questa gli piacerà tantissimo a Emma, secondo me.
questa è La Casa di Topolino e ticchetta che tigrità. È carina La Casa di Topolino, pure questa vi piacerà, un peccato buttarla. Guardate, c'è pure l'ascensore. E poi ragazzi, cioè, guardate che roba. Questi erano i bean bag di Natale piccolini. Questo è il coccodrillo di Coso. Questo è il coccodrillo di Jake e i pirati dell'isola che non c'è. Guardate che bella la nave, questa è, ma non gliela darò mai perché questa mi piace troppo. Guardate che bella, e ci sono tutti, guardate, c'è Spugna, c'è Jake, c'è l'altro ragazzino, eccolo qua Jake. Guardate che roba, questo qualcuno ha perso la testa, ah no, il pappagallo. Guardate, è perfetta ragazzi, guardate che bella, questa mi piace troppo, questa me la prendo io, c'è pure lo scivolo e ovviamente c'è anche il coccodrillo. Ma non finisce qui, ah, c'è pure lei, mi sembrava strano che non ci fosse lei, che non mi ricorderò mai come si chiama. E poi c'è questo che è un playset, ma non mi ricordo di che, ah pure questo è di Coso, questo è sempre dell'isola che non c'è, sempre di Jake. Guardate che roba belli, guardate col coccodrillo qui sotto e la botola si apre e finisce nel coccodrillo, che spettacolo. I due playset sono i miei, anche perché sono da maschio, non sono da femmina. Guardate, questo va nel coso qui, sono da maschio, non sono da femmina, quindi questi sono miei. Ma tu c'hai la casa di Topolino che sarebbe da maschio, ma te la cedo. Poi questo, oddio, questi sono Chip e Chop, vabbè, questo non so che cos'è, dobbiamo indagare. Poi c'è Arlo, guardate Arlo con l'etichetta ancora. E poi c'è, non lo so, un aeroplano che non so che cosa sia. C'è un Winnie Pooh natalizio con lo zaino di Pimpi. C'è un altro guardate che spettacolo, questo è un altro pezzo dei tempi che fu, guardate che spettacolo. Questo è Manny tutto fare, questo è un pezzo di storia ragazzi, guardate che bello Manny, lo voglio io Manny col attenzione ragazzi, guardate, c'è Mr. Potato, ma gli manca Mr. Potato nella sua collezione di Toy Story. E poi c'è, guardate che cosa c'è qui ragazzi, guardate che cosa c'è qui, c'è RC con Buzz sopra ragazzi, Emma impazzisce, qui c'è un coccodrillo che non so che cosa sia, questo coccodrillo corazzato con un cestino. Poi c'è una palla che non so che cosa sia, vari personaggi, questa è la chiave inglese di Manny, guardate, sempre per i playset. Questi sono gli attrezzi di Manny, chi l'ha visto se lo ricorda. Perché ragazzi, perché qui, guardate, questa è la macchina di Manny ragazzi, questa è la macchina di Manny tutto fare, questa andrà rimontata, ma è la macchina di Manny, pezzo da collezione questa ragazzi, questa non me la ricordo nemmeno io, questo non mi ricordo come andava, qua forse, ecco, sì, forse va qua, guardate che spettacolo, questa è la macchina di Manny, bellissima ragazzi, bellissima, questa è storia ragazzi. E poi ancora di figo che vi posso far vedere, scusate, ma c'è anche Miss Potato, no, guardate, c'è l'ozzo che cambia faccia, questo per la mia collezione di Toy Story, attenzione, di personaggi di Toy Story, ho recuperato un sacco di cose della mia collezione, un Nemo piccolino, altri personaggi Disney dei playset, eccoli qua, gamba di legno, questa è la serie Eraser, me la ricordo, c'è un Francesco Bernoulli, un altro Nemo, quanti Nemo ci sono dentro questa scatola? E poi c'è un altro schizzo, poi c'è questa, che cos'era questa? Questa era la sirena di Buzz, questo se non gli hanno cambiato il batterio, cioè questa c'ha ancora il legaccio. Eccola qua, la cassetta degli attrezzi di Manny ragazzi, questa parlava pure, questa è la cassetta degli attrezzi di Manny e parlava solo. No, questo me lo volevo comprare l'altro giorno in edicola, questo l'hanno rifatto in edicola e me lo volevo comprare, meno male che non l'ho comprato, questo è Topolino in Tron, bellissimo. E insomma ragazzi, c'è un Francesco, ci sono un altro paio di tazzerie, questo che non so che cosa sia, e c'è un telecomando di qualche cosa, di Cars, di qualche cosa, c'è un topolino, guardate questo topolino,
Ok, e cappelli, cose. C'è una moto. E vabbè, insomma, questo era il grosso di quello qui, questo era gli attrezzi di Manny. Questa è la mano di Topolino, che non so di che cosa faccia parte, se fa parte della casa di Topolino. E altri personaggi piccolini. E insomma, niente, questo è il recupero di oggi. E insomma, tanta roba, dobbiamo spulciarla, dividerla. Io mi terrò le cose da maschio e Emma si prenderà le cose da femmina, cioè niente, perché è tutto mio. No, però ci sono delle cose fighissime. Manny, quello grande di plastica, quello è un pezzo da collezione, ragazzi, dov'era? Vabbè, insomma, credetemi, quello è un pezzo da collezione, più i playset dei Jake e l'isola che non c'è, bellissimi, bellissimi. Quindi sono stracontento di aver salvato questi giocattoli, e, perché non si possono buttare, magari se avanza qualcosa, cioè nel senso, una volta divisi tra me e Emma, quelli che mi voglio tenere io perché mi piacciono e quelli di Emma e quelli di mia moglie, ovviamente, cioè ci dividiamo, se avanza qualcosa magari verrà donato a, che ne so, a una casa famiglia, non lo so, qualcosa facciamo, ma sicuramente non li buttiamo, i giocattoli non si buttano mai. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo recupero vi sia piaciuto e niente, io vi saluto con l'ozzo che cambia faccia e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, ciao!